Questo è l'esercizio del libro Cutnell-Johnson, esercizio numero 36, pagina 363. Ci sono due altoparlanti, A e B, e un ascoltatore C, e ci mettiamo il microfono qui. Questo ascoltatore, il microfono è distante 1 metro dall'altoparlante A ad un angolo di 60 gradi. I due altoparlanti mettono in fase un suono, un'onda armonica sinusoidale, quindi, di 68,6 Hz. La velocità del suono in aria è 343 metri al secondo. Calcola la minima distanza da A alla quale deve essere posto l'altro altoparlante B, perché l'ascoltatore non oda alcun suono, c'è cioè un minimo di intensità sonora al microfono qua. Questa è la situazione: A e B, due altoparlanti, e affinché nel punto P ci sia un'interferenza distruttiva, anche se in realtà non è possibile che non si oda alcun suono, perché se l'intensità sonora è la stessa per le due onde, quest'onda cammina di meno, l'altra cammina di più, e quindi alla fine l'onda che cammina di più sarà più attenuata e non ci sarà quindi cancellazione perfetta tra le due onde. Comunque l'interferenza distruttiva si verifica in P quando il cammino D2 dell'onda sonora che esce dall'altoparlante B è uguale al cammino D1 dell'onda sonora che esce da A, più una differenza di cammino delta che deve essere un numero dispari di mezze lunghezze d'onda, che sta a significare un numero pari di mezze lunghezze, un numero pari di mezze lunghezze d'onda più una metà, oppure meno una metà. È il solito discorso della mezza lunghezza d'onda che rimane spaiata e crea l'interferenza distruttiva. Avendo utilizzato il segno meno, n parte da 1. Qui ho scritto appunto che D2, il cammino 2, è uguale al cammino 1 più delta, cioè la differenza di cammino. Si vede anche nel disegno, questo tratto verde è uguale a questo, qui c'è un arco di circonferenza e questa è la differenza di cammino, è il cammino in più che percorre l'onda 2, l'onda che parte dal microfono B rispetto all'onda A. E qui ho scritto ancora la stessa cosa, D2 è uguale a D1, quindi questo cammino 2 è uguale al cammino 1 più il delta giusto per creare l'interferenza distruttiva. Siccome il testo chiede la minima distanza fra gli altoparlanti, si capisce che devo porre n uguale a 1 in modo tale che sia minima la differenza di cammino tra i due percorsi. Quindi con percorsi più simili possibile, la minima differenza di cammino, otterrò anche la minima distanza x tra gli altoparlanti. Perciò pongo n uguale a 1 e ottengo che D2 è uguale a D1 più mezza lunghezza d'onda. Ora vado a sostituire i valori, D1 è 1 metro, mezza lunghezza d'onda è 2 metri e mezzo. Perché? Perché dalla frequenza posso calcolare la lunghezza d'onda con la solita formula della velocità, velocità del suono in aria diviso frequenza, e quindi la lunghezza d'onda è 5 metri. Allora mezza lunghezza d'onda è 2 metri e mezzo, ma se questo è già 1 metro e questo è 2 metri e mezzo, la distanza tra B e P, quindi D2, è 3 metri e mezzo. Ricordiamo che l'incognita del problema è la distanza fra i due altoparlanti, quindi adesso io conosco di questo triangolo che non è rettangolo, conosco un cateto, cioè un lato, non è rettangolo, quindi conosco questo lato, conosco che è 1 metro, conosco quest'altro lato che è 3 metri e mezzo, devo trovare il terzo lato che è x e conosco quest'angolo, quindi posso utilizzare il teorema di Carnot, che ci dice come calcolare il terzo lato, noti due lati e l'angolo compreso. In questo caso io potrei utilizzare questo lato e quest'altro in quanto conosco l'angolo compreso che è un angolo di 60 gradi. Quindi applico il teorema di Carnot utilizzando questo angolo e quindi devo usare questi due lati. D2 al quadrato sarebbe il lato opposto all'angolo alfa. D2 al quadrato che conosco è uguale a questo lato al quadrato D1 più quest'altro lato al quadrato, sono i due lati che formano l'angolo, quindi è x al quadrato meno due volte il prodotto D1 per x per il coseno di 60 gradi. È un'equazione di secondo grado nell'incognita x che è appunto la distanza fra gli altoparlanti. Quindi porto tutto da una stessa parte a destra, x al quadrato, poi c'è il termine in x meno 2d1 coseno di alfa x, e poi c'è il termine noto che è d1 quadrato meno d2 quadrato. Adesso vado a sostituire i valori, quindi
0 uguale x quadrato, meno 2, questo viene un metro, il coseno di alfa è il coseno di 60 gradi e siccome è un mezzo, il coseno di 60 gradi si semplifica con il 2. Ricopio la x e poi devo fare la differenza di questi due quadrati, di 1 al quadrato 1 metro quadrato meno 3 metri e mezzo al quadrato che avevamo calcolato prima. Quindi l'equazione di secondo grado diventa 0 uguale x quadrato meno 1 metro x meno 11,25 metri quadrati. La risolvo con la solita formula risolutiva. Qui uso la formula ridotta anche se il b non è pari. Quindi ho mezzo metro al quadrato, poi ho più a per c diviso 1, il coefficiente di x quadro. Quindi 0,5 al quadrato 0,25 più 11,25 11,5, la radice di 11,5 è 3,39 più questo mezzo metro. Prendo naturalmente solo il segno più perché non avrebbe senso avere un risultato poi negativo quando dobbiamo calcolare la distanza x fra gli altoparlanti. Quindi solo con il segno più viene 3,89 m. Questa è la situazione fisica. 3,89 m è la distanza fra gli altoparlanti. Questo lato di 2, 3 metri e mezzo è un po' più corto e questo è il lato più corto di tutti da 1 metro. Questo è l'angolo di 60 gradi. E ricordiamo che questi 3 metri e mezzo vengono fuori perché la differenza di cammino è mezza lunghezza d'onda, 2 metri e mezzo. La lunghezza d'onda era 5 metri, questa è mezza lunghezza d'onda.